Grazie Francesco, anche grazie per essere stato nei giusti tempi. La stessa cosa ti chiederei anche a Antonio, così poi diamo parola e lasciamo anche il tempo per voi poter intervenire, interloquire con i relatori. Prego, Antonio. Il mio curriculum è pubblico, nel senso che è in rete, e andando a vedere l'elenco delle conferenze che ho fatto, troverete come prima conferenza la contrattazione delle nuove tecnologie in Italia e in Europa, aprile 1988, 30 anni fa. Voi direte, ma qui dobbiamo ricordare Araldo, perché ci parli di te? Perché io sto parlando di Araldo, perché questo incarico me l'aveva dato Araldo all'interno di un corso, tra l'altro credo che questa fosse la seconda edizione, nella prima io stavo laureandomi, quindi ancora non avevo probabilmente nemmeno gli strumenti per poter studiare una cosa del genere, e quindi per dire la lungimiranza di Araldo, cioè lui 30 anni fa aveva capito che il tema del governo delle nuove tecnologie era il tema importante da studiare per riuscire a tutelare gli interessi dei lavoratori. Prendeva lo spunto dalla Comau. Sì, Famose 150 ore. erano le famose 150 ore, infatti questo era un corso monografico organizzato dalla FIOM CGIL, corso che poi si è ripetuto negli anni, tanto che la mia seconda relazione è sul diritto alla salute ed innovazioni tecnologiche, maggio 1989, cioè Araldo voleva con quel suo metodo molto puntiglioso, secco, andare in profondità, riuscire a sviscerare tutti gli aspetti. Ovviamente queste sono due relazioni di un corso, quindi all'interno del corso lui aveva chiamato ingegneri, medici del lavoro, governa, ex prorettore, insomma tutte quelle competenze che potessero essere di aiuto per chi doveva contrattare sul luogo di lavoro, fare gli interessi dei lavoratori e quindi avere gli strumenti per. Perché il punto centrale, come veniva appena ricordato, è quello di riuscire ad avere un potere di negoziazione sul controllo delle nuove tecnologie, perché combattere l'innovazione tecnologica, distruggere la macchina, prima è stato ricordato il luddismo, non è la soluzione. La soluzione è quella di riuscire a controllare, a conoscere nel profondo i meccanismi e le innovazioni tecnologiche. Rispetto a 30 anni fa, però, oggi, io credo che sia sempre più difficile per chi vuol opporre una controconoscenza, un contropotere, riuscire a conoscere e indagare il cuore della tecnologia. Questo perché? Perché vi è stata una grandissima complicazione tecnica, non tutti hanno le conoscenze, anzi molte conoscenze sono tenute segrete. Sono proprio brevettate con segreti industriali. Chi detiene questa tecnologia può anche essere in un altro continente, anzi, più delle volte in un altro continente. E chi sta dietro alla tecnologia, noi non lo conosciamo. Dunque, rischia di avverarsi attraverso questa, diciamo, questo aspetto luciferino negativo dell'evoluzione tecnologica, rischia di avverarsi la possibilità di due grandi sogni, due
di chi detiene il potere e la ricchezza. Il primo, non assumere obbligazioni nei confronti di chi lavora per lui, cioè non rispondere, non essere lui la controparte, ovvero esserlo da un punto di vista sostanziale ma non formale, frapporre fra sé che utilizza il lavoro, le prestazioni altrui, e il lavoratore un velo, una tenda, un intercapelline. Il secondo sogno è quello di poter avere un controllo totale sulla persona, non un controllo totale nel momento in cui svolge la prestazione lavorativa, non solo, ma anche sulla sua vita, su quel che fa fuori dalla prestazione lavorativa. Alcuni esempi: come si riesce a separare il lavoro dall'impresa, e cioè rendere sfuggente, nascondere chi veramente fa proprio il frutto del lavoro di altre persone. Beh, primo modo classico è quello di utilizzare un terzo che si frappone fra lui e l'altro. È utilizzare il caporale o l'uomo di paglia o la società che nulla ha da perdere. Tanto che gli appalti hanno un grandissimo sviluppo, il meccanismo dell'appalto e poi del subappalto. Quel lavoratore che è deceduto 3 giorni fa era di una ditta che lavorava in appalto per chi invece effettivamente organizzava il lavoro e traeva e trae i benefici da quel lavoro. E così mi dicevano l'altro ieri, che al cantiere navale di Ancona, Fincantieri, cioè il cantiere più grande, quello più storico, Fincantieri, su più di 2.000 dipendenti, 2.500 lavoratori, i dipendenti diretti di Fincantieri sono rimaste poche centinaia, proprio poche centinaia. E perché questo? Perché è passata la logica si sta avverando il sogno dell'imprenditore vero, che non ha a che fare con i lavoratori, ovvero li utilizza, usiamo anche il termine, li sfrutta, ma non risponde, se si rivendica qualcosa lui dice: ma non sei a me che devi venire a chiedere, vai a chiedere a qualcun altro, non sono io. Questo è il primo strumento per sfuggire alle responsabilità dell'impresa. Il secondo è quello di sfuggire dal diritto del lavoro. E come sfuggo io dal diritto del lavoro? Cioè dalle tutele previste da una legislazione in favore dei lavoratori dipendenti, facendo risultare contratti di lavoro che non sono subordinati. E anche in questo la tecnologia aiuta l'imprenditore malvagio. E perché lo aiuta? Perché lo vediamo in tanti modi. Per esempio adesso con Uber, prima veniva richiamata Uber o le piattaforme, che cosa accade? Accade che tu di fatto, o prima ancora, i primi esempi li abbiamo avuto con i Pony Express. Pony Express altro non sono che i tassisti indipendenti, ma dipendenti, ma formalmente indipendenti di Uber o di queste nuove piattaforme. Perché? Perché tu sei considerato un lavoratore autonomo quando non un'impresa, dunque io con te mi rapporto secondo le regole del diritto privato e non secondo le regole protettive del diritto del lavoro. Certo, ci sono sentenze che stanno cercando
di dire che quei lavori dovrebbero rientrare sotto lo statuto protettivo del diritto del lavoro, riqualificando la prestazione come subordinata. Veniva ricordata una sentenza inglese e londinese, ce n'è anche una brasiliana, però si rischia che la guerra sia persa, perché nel frattempo che cosa è andata avanti? È andata avanti una destrutturazione del diritto del lavoro. Perché qual era la forza del diritto del lavoro, soprattutto in Italia? Era la tutela dell'articolo 18 dello Statuto del lavoratore, e cioè la tutela reale. Tu non mi puoi licenziare se non per giusta causa o giustificato motivo. Dunque io posso rivendicare, chiedere. Nel momento in cui tu mi puoi licenziare illegittimamente pagando alcune mensilità, è chiaro che viene meno anche la forza del lavoratore di rivendicare diritti e tutele. E dunque bisogna innanzitutto conoscere questi aspetti, questi meccanismi, approfondirli da un punto di vista tecnico e poi giuridico, ma poi quel che occorre è rimettere in moto un meccanismo non solo di conoscenza, ma, come prima diceva Peppe, di solidarietà tra persone, che facciano capire che la via individuale è una via perdente, che soltanto attraverso il collettivo si può ricostruire un rapporto di contropotere che possa effettivamente soddisfare i propri bisogni. Quindi questo è il primo corno del problema. Il secondo è quello che la tecnologia, se non vengono limitati i poteri datoriali, può permettere un controllo totale della persona del lavoratore. Prima si è accennato al camionista, no? Ma è chiaro che il camionista ha il GPS, ma praticamente ormai ogni lavoratore, anche quello che lavora in postazione sulla linea, è controllato in tempo reale, a distanza. Per esempio, è possibile sapere se in quel momento sta lavorando, non sta lavorando, a che ritmo sta lavorando, che cosa sta facendo. Fra un po' sarà anche possibile conoscere il pensiero di quel lavoratore e quindi punirlo per il pensiero che ha e che non è il pensiero che deve avere. Ora, questo è un altro aspetto importante, fondamentale, perché rischia di azzerare l'autonomia della persona, del lavoratore, rischia di andare a toccare i beni più importanti della persona, riservatezza, tutela del proprio pensiero, del modo di fare, di comportarsi, e quindi incidere negativamente anche sulla sua qualità della vita. Perché un altro dei grandi temi è che la tecnologia ti fa stare sempre sveglio, sempre allerta. Allora c'è il tema del diritto, per esempio, alla disconnessione. Che vuol dire? Vuol dire, ma io devo lavorare 24 ore su 24? Perché mi diceva un bancario qualche settimana fa che a lui il direttore della filiale della cosa alle 11 di sera gli mandava il report e pretendeva la risposta. È chiaro che lui poteva non dargliela la risposta, perché magari il cellulare lo spegneva, ma questo si rifletteva poi nelle relazioni, nei rapporti, e il giorno dopo, i giorni successivi,
gli veniva fatta pesare o gli veniva fatta pagare questo suo, questa sua insubordinazione, cioè questa sua rivendicazione di uno spazio e di autonomia. E dunque quello che Araldo aveva intravisto 30 anni fa come centrale nella formazione del sindacalista attraverso lo studio delle nuove tecnologie per poterle governare da un punto di vista dell'interesse dei lavoratori, oggi viene comprovato, straprovato con le nostre analisi. L'ultimo punto che voglio toccare è quello dell'aumento, diminuzione del lavoro a seguito dello sviluppo tecnologico. Perché alcuni di voi sanno, io sto organizzando, è in corso, un corso di perfezionamento dal titolo Privacy e potere di controllo nelle imprese e nei rapporti di lavoro. La prima lezione l'ho fatta tenere al mio rettore, che è un ingegnere che insegna robotica e quant'altro, e lui cosa ha sostenuto? Ovviamente ci ha fatto capire tante cose e anche vedere, per esempio, come funziona noi i magazzini di Amazon, e quindi ci ha fatto anche capire che il controllo può arrivare a livelli tali per cui tu, nel momento in cui scarichi un'app, sei fotografato e quindi i tuoi dati vengono registrati e poi sono oggetto anche di compravendita a tua insaputa. Cioè, in verità tu firmi, c'è scritto piccolino come nelle, no, nei bugiardini o nelle avvertenze, no? Oppure nei contratti delle assicurazioni invece che di altri, eccetera. Piccolino, ma tu non vai a leggerlo, lo firmi, e ogni qualvolta scarichi un'app, delle informazioni, anche fotografiche, ma anche suoni e quindi parole, eccetera, vengono trasmesse a chi gestisce queste informazioni. E c'è anche, ecco, certo, l'avevo capito che erano certi compravendite, quindi c'è anche un tariffario. Lui, tra le varie cose, cosa sosteneva? Beh, non è vero che l'introduzione della robotica, dell'intelligenza artificiale diminuisce, incide sul lavoro, cioè diminuisce il numero di lavoratori, di forza viva, di persone. Io credo che lui intendesse dire che vi è un aumento di posti di lavoro, ma con riferimento ai tecnici, agli informatici, a coloro che lavorano in quel settore. Perché è chiaro che nel momento in cui il robot sostituisce il lavoro umano, il numero di ore di lavoro vanno a diminuire. E allora questo ci riporta al tema di come si ripartisce, di come si distribuisce la ricchezza che viene prodotta anche da queste nuove tecnologie. Voi tutti conoscete il tema della web tax, per esempio. Mi dicevano oggi che Israele vuole far pagare a Google e altri sistemi la pubblicità, cioè vuole far pagare le tasse sulle pubblicità che compaiono in questi motori di ricerca o piattaforme. C'è questo tema, però io credo anche, pur appartenendo io, come gran parte di voi, al secolo del lavoro, credo che bisognerà porsi il problema, uno, del controllo, della conoscenza e del controllo delle tecnologie. E così, per esempio,
siccome si parla tanto, no, di sinistra, di che cosa fare a sinistra, per esempio io credo che un obiettivo possa essere quello di costruire una piattaforma tipo Facebook gestita direttamente da soggetti che non risiedono negli Stati Uniti d'America o non so dove, che possono interrompere anche il flusso di comunicazioni. Perché immaginate cosa può succedere se Facebook impedisce la pubblicazione di ogni informazione, si chiamano post, che riguardano la politica, o meglio la politica che facciamo noi. Noi come riusciamo più a comunicare oggi, che in cui la comunicazione avviene principalmente così, attraverso questi meccanismi? Come facciamo a mettere mi piace su quel che scrive Luigi? Non ci viene impedito, e viene impedito anche di far conoscere a me quel che pensa e dice Luigi. Allora questo per esempio è un tema che una sinistra dovrebbe porsi, ma che io non credo che sia così difficile creare una piattaforma autonoma per lo scambio di informazioni, ma anche emozioni, perché è possibile mettere il cuoricino invece che il grugno, l'esclamazione, eccetera. Quindi questo è un tema, e cioè quello di governare, di non rifiutare, ma di conoscere, come diceva Raldo, per governare. L'altro tema è quello poi di sottoporre a controllo chi genera ricchezza attraverso la tecnologia, e cioè della redistribuzione della ricchezza. Allora qui si apre il tema del cosiddetto reddito sociale, che è un tema che divide dagli anni 70 diciamo giovani da anziani, metalmeccanici da autonomi di seconda generazione e così via. Io sul tema ho cambiato idea almeno 3-4 volte, quindi anticipo, no, la mia, e posso cambiarla un'altra volta ancora, però il tema e deve tenerci in tensione, cioè è il tema dei temi questo, cioè come in una società mondializzata, globalizzata, in cui chi detiene la ricchezza e il controllo sono sempre meno persone, non c'è più un governo nazionale, un controllo nazionale, in cui quando si chiede la traduzione, no? Attraverso le piattaforme, io la traduzione la posso chiedere a un indiano nel senso delle Indie, ma anche un indiano magari pelle rossa, posso spaziare, e anche la moneta di pagamento può anche essere una moneta anche virtuale, Bitcoin, cioè riusciamo ad arrivare a livelli per cui sfugge completamente questo governo, e la ricchezza viene sempre più acquisita da quelle persone che governano queste tecnologie, questi mezzi tecnologici. Dopodiché nel libro che viene anche presentato oggi si spiega bene, per esempio, il meccanismo di ricchezza, che è un meccanismo anche, diciamo così, finanziario sostanzialmente, per cui le più grandi società che fanno capitalizzate in borsa, le più grandi società capitalizzate in borsa hanno praticamente pochissimi lavoratori e
e producono utili in misura minore rispetto ad altre società, diciamo, dell'industria tradizionali, che invece hanno migliaia o milioni di lavoratori e che invece producono utili. Però sono quelle società là, quindi il tema di come governare la società e di come redistribuire la ricchezza è un tema che comunque ci deve vedere coinvolti. Dopodiché si può anche scegliere una delle varie alternative, per cui non reddito sociale, ma reddito di cittadinanza, non reddito di cittadinanza, ma reddito di inclusione. Però, detto in altri termini, come lo direbbe Arango, qui bisogna riuscire ad avere un potere di contrattazione e di controllo dell'innovazione tecnologica e di come la ricchezza viene divisa. Grazie. Pepe, mi fai dire una parola, perché poi dovrei andare, siccome Antonio mi ha stimolato a un ricordo. Lui si riferiva agli anni 80, quando la Comau era al massimo splendore, aveva iniziato a fare i robot per le linee volontarie, eccetera. Con Arango, in questa questione ne parlavamo molto spesso in quel periodo, e arrivavamo ingenuamente alla conclusione che era un fatto positivo, perché avrebbe alleviato la fatica umana, no? E in futuro avrebbe ridotto anche l'orario da lavoro, parlando degli anni 80, l'usorio, d'accordo. Poi, l'usorio. Questa è una teoria che fu sconfitta. Non è l'usorio, non è l'usorio. Però era questa, insomma, l'idea che ci eravamo fatti. Ora, in questo periodo di crisi economica, riprendo quel discorso lì per dire che la disoccupazione in Italia e in Europa sarà un fatto endemico, perché se io fossi un industriale e avrei dei soldi da investire nella mia azienda, li investirei in tecnologia, perché i lavoratori che ho posto in cassa integrazione o licenziati non entrino più. Perché sei un cattivo, però. Ma no, ma perché è così, è nella logica del capitale. Sbaglio, Antonio? Allora io credo che anche un soggetto come il sindacato debba attrezzarsi proprio a questa eventualità. Poi ti rispondiamo. Lui parlava, no, perché devo andare via, ma mi dispiace. Rispondiamo in latitanza. Il reddito di cittadinanza sarà un fatto necessario. Allora, vabbè, scusate. Allora, io sì, dopo comunque qualche osservazione, se sei ancora qui, questa te la diamo. Passo la parola invece a Fabio Michini, perché alcune delle questioni che già sia Francesco che Antonio hanno trattato, io l'ho letto, anzi me l'ho riletto due volte, lo trovo molto interessante, con spunti molto interessanti. C'è soprattutto una cosa, ecco, così parto quello con cui chiuso Antonio e lascio la parola a te. Alle soglie della quarta rivoluzione industriale, però rispunta alla grande tutto quello che era dell'era primordiale, cioè i monopoli e le grandi oligarchie, che diversamente dal passato assommano non solo un potere finanziario, economico, se vuoi politico, ma tanto più attraverso le nuove tecnologie assumono una capacità di potere persino sulla vita delle persone, sull'invasività e la capacità di lettura, di controllo e di gestione dati sulla vita di ognuno. Io, rispetto a quello che dice Antonio, no? Che non sono un grande nativo digitale, anzi, però sempre più quando apri il cellulare ormai ti accorgi che se tu un giorno vai a vedere una foto in una bella montagna, il giorno dopo riapri il cellulare, ci trovi le proposte di 10 alberghi nelle montagne con la pubblicità, ecco, sto per fare esempio, no?
Quindi questo qualcuno ti ha letto il giorno prima e il giorno dopo già ti propone pubblicità su cui qualcuno ci guadagna, vero Fabio?